cassino, ci dovevo andare lì, no? Ci sarà uno scambio di libri. Dovevo andare a su io, lui e l'amore. Doveva andare a su. Veniamo anche noi a capra volta. Poi mi ha chiamato Diego, mi ha detto, ma tu dove vai? Ho detto, va bene, mi e siamo arrivati a questo buonissimo numero. Da non credere. Sai come si chiama? Un amico mi ha coniato l'espressione bellissima. Le connessioni in attesa. Perché se no sta a pensare, ah, forse saremo in 4, saremo in 3, invece saremo in 15. Tutto barbonico, grazie. Invece per noi, diciamo che si va scritto. Va bene. Allora, come vedete, queste sono delle campane tibetane di diversa estrazione, come qualcuno ci va a fare, perché come vedete sono tanto diverse nella lavorazione l'una dall'altra. E comprate in diversi momenti, molte a mio insegnante si chiamava Perone, anche grande amico. Infatti, una delle sue modalità è quella di poter mettere dell'acqua nelle campane con degli oli essenziali, perché secondo i suoi studi il suono favorisce l'assimilazione delle essenze degli oli essenziali. Quindi ha notato che questo lo favorisce molto. E l'idea gli è venuta anche perché, facendo vari trattamenti, diverse persone riferivano il fatto che sentivano i profumi, chi il profumo di lavanda, chi il profumo di altre erbe, e quindi ho detto, ma sarà questo del suono, del profumo, ci sarà una forte affinità, e per questo ha pensato di creare questa sintesi tra l'olio essenziale e le campane, mettendo dell'acqua e delle gocce al suo interno. In unione con le campane occidentali, cioè dei rappresentanti presi anche soprattutto da Agnone, patria delle campane occidentali, che ho comprato proprio di uno degli artigiani locali. E poi c'è una campana speciale, vedremo come posizionata, che è questa, che era di mio nonno, e che era una campana antica, presa da qualche chiesa chissà dove. La prima volta che la metterò insieme alle altre campane tibetane, però l'ho sempre un po' da vari anni sul comodino, sul comò, ecco, la faccio sentire. Di mio nonno, dicevo, di mio nonno, l'ho avuto in eredità. Lasciato il corpo qualche anno fa, molto, vedete, mi sono molto bello. Va bene, allora, soltanto qualche piccola precauzione, che spegnete i cellulari o metteteli silenziosi, in modo da poter lasciare andare il più possibile il suono e non creare allo stesso tempo eventuali fastidi o rumori sonori. Qui. Il resto, ecco, ascoltate, state ricevendo nel miglior modo e vi possa beneficiare. Va bene, ma la lucetta deve stare accesa. Ah, non l'avevo vista. No, scusa, non l'avevo proprio vista. Non me ne ero accorto. Scusami. Posso riprendere, vero? Sì, 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 riprendo. Ti sto riprendendo.